attenti perché hanno scoperto questo mondo che per loro era nuovo. Perché ovviamente nella mente di tutti ci sta il fatto che uno consuma, Consuma. finisce e poi butta quello che non serve. Invece c'è una L'involucro va a seconda buttare. vita. Mangiano le patatine, pigliano Sì. la busta, bevono la bottiglia d'acqua e la È bottiglia la vero. buttano. Allora, se tu riesci a separare tutto, realmente è così. Quello è un mondo che bisogna spiegarlo ai bambini, ma trasmetterlo soprattutto ai I grandi. bambini possono essere modellati Modellate adesso con adesso, sì. con queste campagne di I sensibilizzazione. grandi Noi dovrebbero siamo, capire. noi, sì, i Sì. grandi il lavoro è più duro, ma non possiamo sicuramente demordere. Salutiamo la nostra amica Mena che si è appena connessa, ti abbiamo beccato. C'è il vincitore del nostro pezzone da casa, il nostro caro Adriano, che stasera è stato obbligato dalla moglie a restare ai fornelli, perché lui è uno chef Bene. eccezionale, l'abbiamo provato e possiamo sicuramente confermare la cosa. Dice: grazie Ere per aver mandato il mio pezzone della settimana scorsa. La cura mi hai premiato due volte stasera. Che combinazione, Adriano, ne sono felicissima. Bene, allora adesso facciamo un viaggio stasera molto molto veloce, Mauro, perché abbiamo tanti pezzi. Adesso passiamo a un altro grande della musica italiana. Lui lascia gli studi in veterinaria per dedicarsi alla musica. È un appassionato di cappelli, ne possiede 300, non è il nostro amico Big. Big. Ha sempre sostenuto che il blues in particolare, ma la musica in genere, lo hanno salvato dalla depressione. Tante sono state le collaborazioni importanti: Miles Davis, Eric Clapton, Tina Turner. Nel 1989 pubblica uno degli album più riusciti della sua carriera, in cui appare cattivo, inquieto, urlante. Stasera vi faccio ascoltare un brano che io adoro tantissimo perché è ruvido, dove c'è rabbia, frustrazione, però c'è una grandissima carica erotica. Facciamo ascoltare Zucchero con Un diavolo in me. I got a message for you from our Heavenly Father. Everybody out there united for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify. Sanctify your soul. Sanctify. Amen. I've got the devil in me. Gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù. Non ho bisogno di beni, sei già un angelo tu che accendi un diavolo in me. Accendi un diavolo in me. Perché
Perché c'è un diavolo in me, diceva Sugar, e dice Sugar. Quanto ci piace questa canzone, Mauro, ti piace questa canzone? Bella, dai, noi siamo un bella. Po' degli anni di Zucchero, quindi sicuramente Zucchero è senza età. Sì, ci hanno accompagnato la crescita, siamo cresciuti bene, dai, su. Anche se il tuo pezzone è molto attuale, sì, è molto attuale, però temo, cioè no, temo. Perché mia moglie e le mie figlie sono attuali, ho pensato alla bambina, sicuramente, sì. Perché anche io mi ritrovo ad ascoltare canzoni che piacciono a loro, ma l'importante è che ascoltino la musica. Poi l'artista che hai scelto è un artista che, anche se è giovane, ritengo sia molto molto valido, molto come valido, paroliere, sì. sicuramente. Da Zucchero passiamo a colui che ha definito un fratello di sangue e di vita, Joe Cocker. Te lo ricordi Joe Cocker? Joe Cocker, ma non ti ricordi Joe Cocker, ma ti ricordi sicuramente una canzone. Lui è un mito perché aveva questa voce graffiante e la sua mimica scenica era inconfondibile. Quando cantava si muoveva solo lui in quel modo. La canzone che vi faccio ascoltare è legata a un ricordo che voi maschiacci sicuramente vi ricorderete tantissimo, perché è la scena di uno degli striptease più famosi della storia del cinema. Yeah! Sto parlando, era il... Se non sbaglio, non ricordo, il 95, non, l'85, lui viene consacrato come grande interprete e pubblica questa canzone, appunto, e lo striptease era quello di Kim Basinger. Giocavo con le macchinine. Kim, io penso che te lo ricordi, perché Kim Basinger, c'era Mickey Rourke, che in quel momento fu consacrato sex symbol. La canzone era la colonna sonora di 9 settimane e mezzo. E la canzone di Joe Cocker è You Can Leave Your Head... Sì, quella. È sfumato Joe Cocker, ma sono sicura se qui ci fosse stata la Kim Basinger, col cavolo che avresti sfumato la canzone, Iannuzzo, vero, Big? Mauro, penso che sostieni questa tesi, giusto? Oh, sì.
Sicuro sì, chi ci sta scrivendo? Miriam D'Amico, ti sei arricciata? Si riferisce a Mauro? A me? Sì, sì, mi sono arricciata, ero un po' così e mi sono arricciata. Ciao Miriam, grazie per essere qui anche stasera. Bene, sulle note di Joe Cocker, restiamo nel 1996 perché era l'anno, guarda Iannuzzo adesso, era l'anno in cui Silvio Berlusconi acquistava il Milan. E poi guardate anche me i giuri. E l'anno dopo. È un tifosissimo anche di Silvio Berlusconi. E l'anno dopo. Di quei tempi. E l'anno fa male, Iannuzzo. E l'anno dopo ne diventava presidente. Si scopre lo scandalo del vino al metanolo e ci furono 23 morti accertati, ma il 30 aprile in Italia avviene la prima connessione ad internet. Quindi nel 1986. Al primo, 86. Al primo posto delle hit c'era lei, la signora Ciccone Madonna con Papa Don Pritch, ma non è questo il pezzo che vi faccio ascoltare, perché vi faccio ascoltare un pezzo che è famosissimo, perché è il primo brano di questa band norvegese, che è seconda solo a ABBA. Loro erano i rubacuori degli anni 80, ce li ricordiamo perché erano gli Ha-Ha con Take On Me. Iannuzzo piccolino che ascoltava Yahaha. Sfuma Iannuzzo. Ti piaceva questa canzone Iannuzzo? Me l'hai sfumata. Perché? L'abbiamo sfumata per un motivo molto molto semplice, perché il nostro ospite deve andare via prima della scadenza del nostro tempo a disposizione. E prima che ciò accada dobbiamo mandare il pezzo che ha scelto Mauro insieme alla sua famiglia. Certo. È partito un urlo.